Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in un nuovo video Storytime dove annuncio l'uscita del mio secondo libro, Il manuale dell'Urbex. In questo libro, oltre a dare tutti i consigli che conosco per diventare degli esploratori urbani sfacciati, perché a me le cose convenzionali non piacciono, ma racconterò anche qualche aneddoto, compreso anche quando mi sono portata via Venus dalla famosa casa. È un libro breve, io non amo dilungarmi troppo, però appunto è ricco di consigli che tante persone ignorano. Infatti, alcuni vengono scoperti, cadono o si trovano in situazioni di disagio. Faccio Urbex da diversi anni, quindi qualcosa l'ho pure imparata. No, non troverete il motto "lasciate solo impronte, prendete solo emozioni". Com'è, non funziona così, ormai si sa com'è. Se non vi piace il mio modo di fare Urbex, non seguitemi. Almeno io dico le cose come stanno. Inoltre, è in cantiere un altro progetto, ma non dirò niente. Semplicemente ci sarà la collaborazione di una persona e già è lì che mi sta dicendo che non siano cose troppo trash, non mi mettere in difficoltà. Non posso dire altro. No, non è San Fabio, è una persona più sobria. Più sobria all'apparenza, poi in vita privata è simpaticissima e mi lascia di sasso, però deve comunque attenersi all'istituzionalità. E mi ha detto: "Non mi mettere nei casini, per favore, che poi è un casotto. La devo incontrare mese prossimo almeno, e quindi vi terrò aggiornati anche per questo. Quando acquisterete il libro, nei ringraziamenti troverete la prima persona che mi ha dato il suggerimento per scrivere questo libro, la cui stesura si è protratta per diverso tempo. Vuoi il Covid, vuoi anche la mia non voglia, vuoi anche il mio periodaccio, insomma, diverse cose, ma quest'estate mi sono preposta l'obiettivo di ultimarlo perché io odio rimandare e l'ho terminato a luglio. Poi mi sono messa d'accordo con questa persona, però non la posso incontrare. Il progetto che ho in mente non può uscire prima del 2024 per varie ragioni che poi vi spiego, e ho detto: "Vabbè, sapete che c'è? Io il libro lo pubblico ugualmente. Vada come vada, perfetto o imperfetto, ma c'è. Sono la prima ad aver scritto il manuale dell'Urbex, perché sì, è una passione che ha tantissimi pericoli, davvero tanti, anche quelli che nemmeno sospettate, ma che io appunto conosco perché li ho anche testati sulla mia pelle, comprese anche le presenze paranormali, perché appunto, che ci credete o no, ci sono. Se voi non le sentite, buon per voi, io purtroppo da qualche anno a questa parte le sento, tant'è che in diverse case abbandonate non posso andare da sola. Mi sono divertita a scriverlo, insomma, è già su Amazon perché mi sono messa nel giro di un'oretta. L'avevo già bello che pubblicato su Amazon, disponibile sia in versione virtuale che cartacea. La foto della copertina me l'ha scattata, come sempre, la mia amica Valentina Verdelli. Sì, abitiamo anche vicine, sì, mi fido di lei, quindi va bene così. E lei è una delle poche Urbex che ho conosciuto durante le esplorazioni, a cui non ho risposto male, però io mi fido molto del mio istinto, mi ispirava fiducia e quindi ho deciso di approfondire la conoscenza. Infatti, il mio intuito non ha sbagliato. Quindi vi metto già il link in info box. Altro libro, insomma. Sì, ne ho in mente anche altri. Non è un libro fotografico, a parte la foto della copertina, non ci sono foto all'interno. Ho detto: facciamo prima uscire il manuale dell'Urbex, perché non c'è, non c'era fino al mio. Quindi, poi per i libri fotografici il tempo c'è. Non escludo che esca anche un mio libro fotografico. Non so se trash, non so se istituzionale. Per il momento godetevi questo e ci vediamo al prossimo video.